Oggi cambiamo argomento, si fa per dire, perché come potete immaginare è tutto collegato. Ho ricevuto questa mail. Salve signor Mimar, le scrivo questa mail per segnalarle una situazione incresciosa che in questi giorni sta accadendo a Milano e che si espanderà a macchia d'olio anche negli altri paesi, essendo Milano il fulcro dell'esperimento, come con la terribile malattia. Mi riferisco all'isola artificiale, una nuova città nella città. Nel progetto Sala, e Sala è il sindaco di Milano, la zona isola, che in pochi anni si è evoluta diventando una delle zone più in della città, sarà per pochi. Le limitazioni saranno pari a quelle del centro, ma qui siamo ai limiti delle zone periferiche della parte nord di Milano. Infatti Viale Zara e Viale Sondrio sono due arterie direttamente collegate con i principali flussi provenienti dalla città metropolitana. In questo modo, vista dalla mappa, si rischia un ulteriore congestionamento, dato che sono molti, oltretutto, i veicoli commerciali in transito, visto il numero considerevole delle attività, per lo più a conduzione familiare. Sostanzialmente, non per allarmarla, ci saranno nuovi disagi e la gente del luogo si sentirà come agli arresti domiciliari. Sto iniziando a pensare che dopo il portafoglio europeo, portafoglio digitale, si potrà uscire dalla propria zona solo se considerati in regola con tutte le raccomandazioni dei regolamenti europei. Abbiamo già parlato al Teatro Verdi del Comune 9 con i vari tecnici ed assessori e come potrà immaginare nessuno tra i presenti, tranne il mio gruppo e qualche persona, si sente realmente preoccupato per l'iniziativa in atto. Anzi, la maggior parte della gente ritiene di sentirsi al sicuro per via delle volanti che saranno triplicate nella zona per il controllo assoluto. E guarda un po', il progetto dovrà essere effettuato entro il 2025, così come per la campagna vaccinale. L'agenda 2030 in realtà sta accelerando il suo corso silenziosamente. In allegato a questa mail le invio la foto della mappa con l'ipotetica isola. Saluti, una sua fan. E la mappa è questa qua, compresa quindi tra via Stelvio, via Farini, la stazione Garibaldi, via Confalonieri, via Pola, piazzale Lagosta e viale Zara. Se vi ricordate quando parlai del progetto delle città C40, tra queste città c'era anche Milano, le città che dovevano fare da apripista per un nuovo progetto contro l'aumento della CO2, che prevede, tra l'altro, che entro il 2030 il consumo di carne e latticini e derivati sia pari a zero. E dal resto del mondo, senza citare nulla, arrivano notizie simili. Ringrazio quindi questa mia fan per avermi scritto e chiedo a qualcuno che ha partecipato a questo incontro di cui lei parla al Teatro Verdi del Comune 9 che magari ci scriva per farci sapere qualcosa in più. Come la vendono la cosa? Ci sarà un grande controllo, triplicheremo le volanti che presidieranno la zona. E poi, quando ci saranno tutte quelle volanti, di cosa si occuperanno gli agenti? Cosa controlleranno veramente? Un assaggio l'abbiamo già avuto. Vi ricordate quando non si poteva uscire di casa? Vi ricordate quando bisognava compilare un foglio, un'autodichiarazione? Quando dovevi dire dove andavi e loro dicevano sì puoi andare, no non puoi andare. Vi viene in mente qualcosa? Mimor, ma sta roba non c'entra niente, lì c'era la terribile malattia. C'era la terribile malattia. Capisco. Bene, e questo è quanto. Chi sa qualcosa in più sull'argomento, mi scriva e ne parleremo assieme. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.